Proseguono i controlli da parte del nucleo provinciale Guardie Venatorie Accademia Cronos Salerno e del nucleo provinciale EMPA, finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti in ambito venatorio. I controlli messi in atto hanno consentito di controllare un vasto territorio tra i comuni di Eboli e Battipaglia, di identificare numerose persone in esercizio di caccia, ma anche di accertare che in diverse località della Piana del Sele e della riserva Focesele Tanagro, alcune persone incuranti delle limitazioni poste dal vigente calendario e soprattutto di quali specie si potessero cacciare, avevano abbattuto e abbandonato sul terreno numerose carcasse di tortore e colombacci. Abbattuto e ferito specie non cacciabili e specie protette incuranti di qualsiasi norma. Gli agenti infatti in alcuni casi hanno accertato anche la presenza di decine di resti di piume appartenenti a specie non cacciabili, probabilmente asportate al fine di occultare e non consentire il riconoscimento della specie di appartenenza. Numerose carcasse di specie non cacciabili abbattute ed in parte dilaniate da spari a distanza ridotta. Al termine dei controlli, gli esemplari recuperati dopo una prima visita medico-veterinaria sono stati trasportati al CRAS di Napoli. Nei prossimi giorni, in collaborazione con i militari dell'Arma dei Carabinieri, proseguiranno le attività di controllo diurne e notturne nelle aree più a rischio al fine di reprimere anche l'impiego illegale di richiami acustici.